parlare di cessione di beni e terra è fuori luogo. Adesso ci resta soltanto una cosa da fare. Rifiuta! Lo spettacolo continua. Viaggiare quadrato in contropiede, alla birra in corpo per andare, per servire Benny e Derek a una prateria di fronte a sé. Scappa Martinez, corre il capitano uno contro uno, Benny e Derek! Eccolo! Il gol del 9! Occhio al movimento di Wenzel Holz, servito dentro, tacco Onyekuru! Voilà! Che gol del Monaco! Angolo di Martinez verso Benny e Derek! 3-1 Monaco! È tutto tornato alla normalità! Wissam segna, il Monaco sogna! Che deve creare sterza, grossa, Wenzel Holz traversa! E poi non ci credo! Perché il destino è così ingiusto? Mieder, l'inserimento anche da parte di Florentino in area! Florentino per il poker! E poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Il Monaco ha iniziato a fare punti, ora però è il momento di redimerci davanti al nostro pubblico, perché qui all'esordio è arrivata una sconfitta contro il Nizza, oggi invece contro lo Strasburgo, che l'anno scorso in questo stadio ci ha battuto per 4-1, dobbiamo far decisamente meglio, con un po' di turnover, perché è confermato Wenzel Holz davanti, riposa invece Benny Eder, che quest'anno va gestito, e infatti il titolare, almeno dal primo minuto, è in maglia 20 Borja Mayoral, torna McTominay, confermato Koundé, che anche la fascia al braccio, proprio per l'assenza di Capitan Benny Eder, è stata FIFA a decidere, quindi vi chiedo venia. Però fatemi sapere quale secondo voi potrebbe essere il vice capitano. Io la butterei su Ayer, eventualmente, o sulle Conte al massimo. Questa è la formazione, andiamo dentro con il match. Rincorso da McTominay, che lo ha disturbato ma non chiuso. Ayorché, Diallo tocca vicino per Van Ginkel, ex Milan e Chelsea. Poi l'inserimento di Thomasson, quello di Ayorché, le Conte, la mette in angolo. Poi l'apertura in zona Caci, quadrato a vuoto, e quindi Van Ginkel con il sinistro. Si è coordinato bene, Lecomte ha risposto e poi vuole subito rimettere in gioco, perché dalla parte opposta ci sarebbe Wenzel Holz che lotta con Simakan. Alla meglio Wenzel Holz, che giocatore Dylan Wenzel Holz, che è andato, c'è un rimorchio che è di El Sharawi, ma torna Lala, peccato perché si era mosso bene il faraone e aveva lavorato benissimo Dylan. Caci, vuole Van Ginkel che sta salendo in cattedra, va fino in fondo, lo lasciano giocare Lecomte e poi Koundé. Mai lasciar giocare uno con la qualità di Van Ginkel, lo abbiamo visto. Bravo Lecomte, perfetto. Per posizione Koundé. Sponda su McTominay, riparte il faraone a sinistra, gli arriva il pallone dell'ex United. Va El Shaarawy sul secondo Martins, in mezzo anche un compagno, ma la palla è per Martins, che ha preso Sels. Che ha preso Sels, c'era Mayoral al centro dell'area. Palla sul secondo, Sels su Martins. Che intervento. A stringere Barreca. Lala insiste, lo vuole superare, non molla Barreca, però c'è comunque il corridoio. Seri dentro per Ayorché, che trova il gol dell'1-0 al tramonto del primo tempo. È infuriato Lecomte, che in primis deve difendere meglio quel palo. E però poi ha ragione, perché la palla non dovrebbe arrivare lì. C'è quadrato di testa, poi Koundé per Gelson Campo per Martins, che può portarla. E la porta a modo suo, con Pellegri dentro e Wenzel Holz a rimorchio. C'è anche El Shaarawy, la porta Gelson fino in fondo per rimorchio, per chi? A rimorchio per chi? Ma lo facciamo apposta! Lo facciamo apposta a sbagliare questi gol, perché non me lo spiego.
È da 3 episodi che sbagliamo questi gol. Da 3 episodi di fila. Gli stessi. Non capisco. Non capisco proprio. Uno vuole fare queste cose per avere la certezza di segnare. E invece hai la certezza di sbagliare ormai. Dalla parte opposta Linard. Per quello che potrebbe diventare 2-0. Quadrado non so come. Proviamo a riportare un po' di normalità su questa partita, per favore. Trovo anche Perčić, pallone verso Diallo, l'ha presa McTominay e poi Barega che ha un po' di campo per andare. Vediamo se lo sfrutta il campo che ha a disposizione. C'è anche Jelson che si fa vedere, visto e servito. Accendi il motorino Martins. Dalla parte opposta sale Makers, la porta Jelson, apre il piattone e fa 1-1. Perché in certi casi è meglio calciare che passare. E qui il karma ci ha permesso di avere una seconda chance. Non l'ha fallita il numero 11 che ha scritto sulla maglia il punteggio. 1-1. Linard. Motiva si gira, poi arriva dentro, Diallo la porta, è zona tiro, va sul destro! Le Comte! Altro intervento provvidenziale di un portiere che a volte nei commenti viene ingiustamente criticato, dobbiamo dirlo. Quadrado bene, sale Makers, vuole andare, ha molto campo il belga e prova a sfruttarlo, su di lui stringe Perčić, sale Makers sterza, poi Pellegrini fa un movimento inutile, inutile, quindi costringe Salemakers ad arretrare. Quadrado. Da Tchouaméni. Occhio uomini dentro. C'è Wenzel Hols. Se l'è mangiato questo. Se l'è mangiato questo. Ma glielo perdoniamo, dai. Si può sbagliare. Un giocatore per statistiche scarso. Al di là del fatto che stia crescendo tanto e che stia dando un apporto fondamentale. Qui però Dylan, facciamo che anche l'ultimo che mi sbagli, perché devi fare gol lì. Diallo a lotta con Koundé. Barreca la vuole vincere il Monaco. Anche se Barreca perde un brutto pallone e lascia scoperta quella corsia. C'è Lala. Stringe McTominay. Sissoko. A rimandare verso Lala. Che la mette giù. Punta Barreca. Arriva il cross. Secondo palo. Quest'anno va così. Non possiamo minimamente fallire una palla gol che poi ci puniscono. All'esordio abbiamo stradominato, creato l'impossibile, perso 1-0. Qui abbiamo avuto palle gol per vincere la partita, compresa l'ultima con Wenzel Hols, e la vincono loro con Perčić in testa sul quadrato. Finisce la partita e francamente nulla da dire. Prima di giocare la quarta giornata ed ultima partita di questo episodio, sono stati sorteggiati i gironi di Europa League, che sono questi. Noi siamo nel gruppo K con AZ Midtjylland, e vi lascio il video qui sopra in cui commentiamo il Midtjylland con Rudy Zlatan, e Rapid Vienna, quindi comunque 3 squadre da non sottovalutare. Si parte proprio in casa dei Rapid, poi la sfida casalinga con la AZ, le 2 contro il Midtjylland. La prima all'MCH Arena, quindi bisogna fare molta attenzione. Adesso però pensiamo a chiudere questo episodio, anche perché poi nel prossimo si parlerà sì di Europa League, ma anche di nazionale. Maximum de bruit pour saluer l'entrée des deux équipes. Nice Monaco e lo Stade Rennais. La sterzata e il tocco centrale. Girassi, bravo Barreca a portargliela via e può ripartire la Monaco. Wenzel Hols. Vicino si proietta addirittura Barreca, che è scappato, lo manda Wenzel Hols. Barreca in area, fino in fondo, con il sinistro Gomis e palla in calcio d'angolo. Sta diventando assist man comunque Wenzel Hols. Il tacco per Onyekuru 2 partite fa, oggi la palla verticale per l'inserimento mostruoso di Barreca. Bravo Gomis. Destro di Onyekuru, verso Wissam! Ma c'è fallo in attacco? C'è fallo in attacco veramente? Voglio rivedere. Ma ha annullato veramente questo gol. C'è Wissam, stacca, mette dentro, poi prende l'avversario che è lì e viene fischiato fallo di Ben Yedder. Io non ho parole, io non ho parole. Gol vergognosamente annullato al Monaco. Baselli, bravo Florentino. 2 volte Florentino, la seconda col fallo che ha visto solo l'arbitro. Comunque c'è eventuale vantaggio, perché Gourassi può mandare Traoré, secondo palo, Schmelzer rimette dentro. Vantaggio di Doku al 27esimo. Rennes in vantaggio.
Fuori Wenzel Holtz, dentro Draxler e si passa al 4-2-3-1 che conosciamo bene. Vediamo però se Julian è in condizione oppure no. Schmelzer, Terrier cerca spazio qui e lo trova anche. Poi riapre su Schmelzer. Tocco dietro, Grenier. Sterza con la suola, va fino in fondo, si apre la difesa e fa 2-0 per il Rennes. È un film già visto. Però io accetto di prendere questo gol soltanto se la vinco 3-2 in rimonta, perché il possesso da Barcellona con Guardiola, l'inserimento, la difesa che si apre come le acque al passaggio di Mosè, lo accetto soltanto se poi rimonto questa partita, perché la pazienza comincia a terminare, ragazzi. McTominay, Draxler, Onyekuru da Ben Yedder, vuole una sponda, trova l'inserimento di McTominay, ma se continuiamo... Si sono fatti un autogol e ci hanno annullato il secondo gol vergognoso della... Vabbè, ma è incredibile proprio questa partita. Ben Yedder vuole andare. Perde il pallone, ci sarebbe un rimorchio di Onyekuru. McTominay. Dentro per Ben Yedder, parte Draxler, servito un buon pallone per Julian! Che fa 2-1. Il primo gol con la maglia del Monaco per Julian Draxler. Bella palla di Ben Yedder. Stavamo insistendo e dimezziamo lo svantaggio. Bravo, ancora Koundé. Se siamo vivi è merito di Koundé. Palla verticale, sta andando Ben Yedder, servito da Onyekuru. Attacca anche questo di pallone Ben Yedder. Dentro arriva sempre Draxler. C'è pure il cross che viene deviato verso Da Silva, che mette giù e allontana. Partita che finisce. Finisce così. Il discorso è semplice. Siamo limitati. Perché dico questo? Perché siamo belli da vedere. Ogni volta creiamo un sacco di occasioni, ma segniamo poco e ci puniscono alla minima disattenzione. Questo significa avere evidentemente la coperta corta. Noi dobbiamo capire perché, e chiedo il vostro supporto proprio in questo: capire perché, per migliorare, per rialzarci, perché ci rifaremo, è una promessa.